Comincia una nuova stagione, l'Olympic Rossanese in questa prima di Coppa Italia contro il Trebisa, c'è squadra di eccellenza, esce sconfitto per 3-2, ma è stata davvero una bellissima partita. 97 minuti di spettacolo dal primo all'ultimo minuto. Io ho contato pali, traverse per la sua squadra, tantissime occasioni da gol, anche qualche leggerezza in difesa, però ho visto veramente un bel gruppo e una squadra che secondo me ha onorato l'impegno alla grande. Ma ci dispiace per il risultato perché penso che per quello visto in campo non meritavamo assolutamente di perdere, anche a un certo punto mi stava stretto anche il pareggio, visto che abbiamo giocato contro una squadra che l'anno scorso è arrivata terza nel campionato di eccellenza, già amalgamata, quindi conoscono bene gli schemi, si conoscono bene, però noi abbiamo fatto la nostra onesta figura, penso che abbiamo subito 3 reti senza subire un tiro in porta e questo la dice lungo, bisogna stare un po' più attenti, la mia è una squadra completamente nuova, però abbiamo dato filo da torcere a questo Trebisacce che è molto ambizioso, abbiamo contato un 5 traverse, 4-5 miracoli del portiere, invece il mio portiere è stato veramente inoperoso, tranne su una ribattuta che poi hanno fatto un gol, però si può. Volevo dire pure che questa squadra è inedita praticamente per 11 undicesimi, mentre il Trebisacce è già be bello e collaudato. Comunque avete dimostrato però veramente di avere qualità e quantità, perché nonostante il ritardo di preparazione rispetto al Trebisacce siete riusciti a metterlo in difficoltà fino all'ultimo. Ma sicuramente, questo dicevo, abbiamo giocato con una squadra completamente nuova, siamo in preparazione da 15 giorni, ci mancavano i 90 minuti perché non abbiamo mai fatto, gli 11 di oggi non hanno mai giocato per 90 minuti, abbiamo fatto 2 partite pre-campionato, però ho fatto riposare tantissimi giocatori tra un tempo e l'altro perché giustamente in fase di preparazione non possono fare i 90 minuti. Si è visto una buona squadra, da questo dobbiamo continuare. Bisogna che recuperiamo un bel po' di preparazione, adesso dobbiamo metterci sotto e lavorare tanto, il campionato è alle porte, quindi sono molto fiducioso perché, ripeto, ho visto una squadra veramente buona, non ci stava a perdere, peccato che abbiamo subito 3 reti un po' ingenue, comunque si può lavorare bene. Conosce molto bene Galantucci, anche oggi ha dispensato assist, è andato in gol, ha fatto salire la squadra, però dall'altra parte abbiamo visto anche un Vito Zangaro, ancora non al top della condizione, ma che salta sistematicamente l'uomo. Ma sicuramente Galantucci non è che lo devo dire io nel preparare la gara gli avevo detto ai miei ragazzi di stare molto attento sui campi di gioco che fa Galantucci perché è veramente un top per queste categorie. Infatti il primo cambio di gioco che ha fatto abbiamo subito rete, è stato un po' ingenuo il ragazzo del 99 che per di più non era nemmeno terzino visto le assenze che avevo anche oggi, però si può crescere, sono molto fiducioso perché abbiamo fatto un'ottima partita e sicuramente non meritavamo di vincere, di perdere questa partita. In bocca al lupo. Crepi.